Eccoci qua ragazzi, benvenuti anche in questo video dove parleremo di digiuno, un argomento che spesso molte persone mi hanno chiesto proprio di fare un video in merito per capire realmente come la penso io, se ho mai fatto digiuni, se ho mai provato queste pratiche, e in questo video voglio provare a farvi chiarezza per farvi capire realmente se serve, a cosa serve e quando deve essere fatto. Benissimo, mi presento intanto, sono Giuseppe Tutolomondo, fitness coach ormai da più di 10 anni e in questi anni posso dire che tante persone sono affidate a noi con risultati che potete vedere qui sotto, ad esempio in descrizione potete trovare tutti i link che vi portano a vedere casi studio, testimonianze e quant'altro, ma oggi perché voglio parlare di digiuno? Perché essendo che tante persone mi hanno, un po' anche la moda del momento, lo è stata anche un po' di tempo fa, la moda del momento in cui c'erano tante persone che utilizzavano il digiuno per dimagrire. Diciamo che non dico subito che il digiuno non è una pratica che è nata per il dimagrimento, ma è nata per altri motivi, tra cui quello di andare a fare una pratica di detox, cioè di andare a ripulire l'intestino, andare a ripulire, quindi andare a creare anche un shock, che è una delle cose più importanti al nostro corpo, e resettarlo, ok? Mi piace proprio la parola reset. Col digiuno andiamo a fare realmente un reset. Ci sono diversi tipi di digiuno e dobbiamo capire realmente, in base a quello che è il nostro obiettivo, capire quale scegliere. Poi è normale, uno li può provare anche tutti, però quello che conta, per mia esperienza, per esperienza poi dei nostri allievi e tutti i risultati che abbiamo fatto produrre, diciamo così, in questi anni, è la sostenibilità. Quindi un conto è mantenere un tipo di digiuno per tanto tempo, quindi riuscire ad avere una sorta di ciclicità, ok? Quindi riuscire a fare quel tipo di digiuno con una certa ciclicità. Un conto invece è farlo in un dato specifico, in un momento specifico, e poi non farlo più, ok? Sicuramente hanno due valenze completamente diverse. Per quanto riguarda la mia filosofia, per quanto riguarda la filosofia del metodo TLM, tutto quello che facciamo deve essere fatto in maniera sostenibile nel tempo, altrimenti non ha senso che questa pratica venga fatta, ok? Un po' come l'allenamento, non è che uno lo fa una volta sola e non lo fa più. L'alimentazione, non è che uno segue un regime alimentare o comunque un modello alimentare, che mi piace molto di più rispetto alla parola regime, e poi non lo fa più, non ha senso, ok? Quindi le cose ve le dico perché in questi anni ho tutto il, diciamo così, i requisiti per dirvi queste cose, perché in questi anni realmente abbiamo prodotto centinaia e centinaia, se non migliaia, di risultati, ok? Quindi io vi dico le cose come stanno e non perché le ho sentite dire. Allora, partiamo dai digiuni, quelli un po' più commerciali, quelli un po' più famosi. Solitamente si parla di 16-8, c'è anche il 23-1, ho sentito, cioè ci sono comunque diverse fasce orarie dove andare a fare il digiuno. Cosa vuol dire? Che ad esempio ci sono 16 ore dove abbiamo la possibilità di mangiare, oppure quindi le 8 ore, in quel caso si fa il digiuno, ok? Quindi abbiamo una fascia oraria dove riusciamo a mangiare, altre fasce orarie dove invece facciamo il digiuno. È normale che una persona può fare anche il 12-12, può fare il 12-12, può fare l'8-16 al contrario, il 23-1 l'ho sentito ultimamente da un mio allievo che ha adottato, diciamo così, per prova questo tipo di digiuno. È normale che stiamo parlando di casi abbastanza isolati, cioè nel senso non è che le persone riescono a sostenere questo tipo di diete o comunque questo tipo di modello di mangiare per tanto tempo, anche per un discorso di relazioni, socialità, cioè non è che una persona molte volte riesce ad avere gli orari e riesce a mangiare sempre in questo modo. Sicuramente ci sono alcuni periodi dove si riesce a fare questa pratica del digiuno. Quali sono i motivi, le motivazioni? E spesso noto che chi si approccia a queste pratiche, alla pratica del digiuno, spesso lo fa per un discorso salutare, di benessere, legato anche a quello che vi dicevo prima, quindi una fase di reset, una fase di devo dare una svolta alla mia vita, devo dare una svolta alla mia alimentazione, quindi cosa faccio? Intraprendo una pratica di digiuno. Poi ci sono alcuni che lo fanno in maniera con, ad esempio, utilizzando dei prodotti sostitutivi del pasto, ok? Quindi che ne so, prodotti più liquidi o addirittura integratori, alcuni che lo fanno senza queste, diciamo così, questi alimenti sostitutivi. Comunque, per farvi chiarezza, quello che io
personalmente ho provato è quello che realmente mi sento di consigliarvi, è un digiuno a cadenza ciclica che può essere su base mensile, trimestrale o semestrale, che andrebbe bene anche un digiuno di 24 ore, ok? Perché dico questo? Perché dovete sempre calcolare qual è l'obiettivo finale. Io vi sto parlando per quanto riguarda il metodo TLM e tutti i risultati che abbiamo prodotto, quindi non stiamo parlando di una persona che non si allena, stiamo parlando di una persona che si allena, che ha bisogno comunque di ottenere risultati a livello fisico, ma allo stesso tempo vuole anche dei miglioramenti a livello di salute e di benessere e un reset a 360 gradi, ok? Io solitamente faccio o quello del 24, delle 24 ore, o ad esempio quello delle 36 ore, che preferisco tra i due, ok? Il 36 ore per me è il top. C'è chi fa digiuni anche di una settimana, non li consiglio, non li ho fatti, non mi interessano, perché poi la vedo più come una sfida personale, la vedo più come una sfida a livello capire realmente quanto l'organismo riesce a stare senza cibo, ok, sostanzialmente. Quindi non la vedo più come una pratica salutare, ma la vedo più come una pratica, faccio una sfida contro me stesso per vedere realmente quanto tengo a livello mentale e fisico, ok? Se vogliamo realmente avere dei benefici evidenti senza andare a mettere il nostro fisico veramente sotto stress, a quel punto preferisco un digiuno molto più ristretto, quindi sulle 24-36 ore vi consiglio prima di fare quello sulle 24, poi su quello se ve la sentite anche sulle 36 ore. Cosa vuol dire? Semplicemente sulle 24 smettete di mangiare la sera e ricominciate a mangiare la sera successiva, cioè nel senso fate la cena, quindi fate da cena a cena, ad esempio, ok? Quindi fate la cena, tutta la giornata senza mangiare, e mi andate a mangiare la cena. Io solitamente il 36 faccio, smetto di mangiare la cena e ricomincio la colazione del giorno dopo, ok? Cioè salto la cena anche del giorno seguente e quindi riprendo la colazione del giorno successivo. Non so se siamo capiti, ma questo è come farlo. Quindi io in questa casistica, quindi, ho tralasciato tutti i vari digiuni intermittenti, per farvi capire, perché non è una pratica che io consiglio a lungo termine, soprattutto da fare tanti giorni in quel modo lì, può avere i suoi vantaggi. Per quanto mi riguarda, con risultati estetici, va un po' a cozzare, ok? Perché comunque abbiamo bisogno di un altro tipo di regole, un altro tipo di, diciamo così, integrazione dei pasti, ok? Ma per quanto riguarda, come vi ho detto, il digiuno delle 24-36 ore è un qualcosa che si può fare, come vi ho detto, a cadenza mensile, a cadenza trimestrale, a cadenza semestrale. Come scegliere questo tipo di cadenza? Lo scegliete in base anche al vostro, come posso dire, a come vi sentite, al vostro livello di benessere che volete raggiungere, perché sicuramente fare un reset mensile vi porta, diciamo così, un livello di benessere. Però dovete capire anche questo, che il digiuno è un qualcosa molto soggettivo, non tutti possono farlo. Bisogna comunque prima fare degli accertamenti anche a livello medico soprattutto, e capire se le condizioni psicofisiche della persona sono ottimali. Solo a quel punto quindi procedere, io consiglio sempre essere seguiti comunque, ok? Comunque avere una supervisione di un coach, di un medico, di un nutrizionista, comunque un qualcuno che ci può seguire in questo percorso, in modo tale che non facciamo, non mettiamo a repentaglio la nostra salute, ok? Diciamo che il 24 lo possono fare praticamente quasi tutti, il 36 anche lì lo possono fare quasi tutti, oltre no. Ok, oltre no, perché poi realmente si rischia. Allora, come andare ad affrontare questo tipo di digiuno sulle 24 o 36 ore? Allora, a livello proprio di come dice la parola, il digiuno non bisogna mangiare cibi solidi, ok? Ma bisogna si può comunque assolutamente bere acqua, si può anche bere ad esempio dei liquidi con sali minerali, delle tisane oppure dei brodini, che ne so, per cena solitamente quando faccio il digiuno faccio un brodino, ok, vegetale. Quindi capite che realmente possiamo in quel giorno idratarci, assolutamente sì, perché è molto importante, ok? Il nostro corpo che cosa farà? Andrà, siccome noi comunque abbiamo lo stesso delle scorte, ok?
E quindi andrà a reperire tutte quelle che sono le nostre scorte energetiche per far sì, quindi andrà a creare energia, andrà a crearci energia in un modo diverso rispetto a quello che fa solitamente con il cibo che gli diamo costantemente, ok? Questo ci permette quindi di fare una pulizia a livello intestinale e quindi, come ho detto prima, di creare una sorta di reset. Ed è molto importante poi quando ricominciamo a mangiare, molti mi fanno questa domanda, ma quando ricomincio a mangiare poi cosa succede? Cioè, intanto a un certo punto noterete una cosa molto, molto bella, direi, che il vostro corpo inizia, dopo un po' inizia a darvi degli stimoli dove cercherà il cibo, ma a un certo punto il vostro corpo capisce che deve trovare un'altra via per trovare, diciamo così, l'energia, e quindi cosa fa? Non avete più l'impulso sul cibo, ok? Quindi a un certo punto l'impulso di mangiare non ce l'avete più. E questa è una cosa veramente, cioè capite realmente quanto il corpo umano riesce a trovare strategie, a trovare modi diversi di andare a reperire il cibo, ok? E questo permette poi di fare un reset, proprio il fatto che il nostro corpo va a prendere man mano quelle scorte che sono state immagazzinate da tanto tempo, lì stoccate direi, per creare energia. Quindi volevo concludere questo argomento, c'è tanto tanto da sapere, però io sto con questo video, voglio stare, diciamo così, in superficie, non voglio andare troppo all'interno, diciamo così, se poi siete interessati ad approfondire l'argomento, ci sono veramente tanti blog, tanti libri che potete sicuramente consultare se volete ulteriormente approfondire questo tipo di argomento. Quello che vi dico, che è la cosa più importante, è questa: non va intrapresa una pratica di digiuno per il dimagrimento, ok? Non serve assolutamente a nulla, ok? Se siete 60 kg, fate il digiuno, perdete sicuramente liquidi, perdete sicuramente, potete perdere anche un po' di massa grassa, ma dopo che ricominciate a mangiare riprendete tutto il peso di prima, ok? Quindi non è una pratica che deve essere fatta per il dimagrimento, ma va benissimo per quello che è un reset a livello intestinale, ma proprio a livello a 360 gradi corporeo, cioè il vostro corpo realmente ha un bel reset. E come vi stavo dicendo prima, come ripartire poi a mangiare? È importante ripartire a mangiare soprattutto con cibi naturali, quindi evitate di ripartire a mangiare con cibi lavorati, ok? Quindi io solitamente riparto con frutta e verdura, ok? Quindi inizio proprio le mie giornate, soprattutto la giornata successiva, quindi a quella che è il digiuno, con frutta e verdura, ok? Per poi ricominciare anche con cibi lavorati il giorno successivo, in modo da abituare il vostro corpo a, diciamo, dopo questo reset, ai cibi, diciamo, più naturali presenti in natura. Con questo io spero che tutti coloro che avevano qualche dubbio, ma lo faccio, non lo faccio, a che cosa serve, ok? Vi ho dato un'infarinatura generale su quello che è il digiuno e su quello che io ho provato e che io consiglio, e sicuramente poi potete, come ho detto prima, andare a approfondire questo argomento in altre sedi. Vi ricordo sempre, se vi è piaciuto questo video o comunque se volete vedere altri video come questo, di iscrivervi al canale e non perdere quindi altri video come questi. Che dire, noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima, ciao ragazzi!